In questo nostro incontro vorrei parlare della, della pelle. Ehm, vedete alle mie spalle un disegno. Ecco, di questo disegno parleremo. Di una parte di questo disegno, della parte superiore dell'epidermide. La pelle è fatta da epidermide e derma. In questo nostro incontro cercherò di parlarvi dell'epidermide. Però prima vi devo raccontare come verosimilmente è andata. Pare che sia andata così. Alcuni miliardi di anni fa, circa quattro, prima c'era buio, poi è arrivata la luce. Poi sono arrivate le acque, gli oceani e poi improvvisamente nel profondo degli oceani è scattata la vita. La vita, la prima sintesi proteica, la prima cellula. Ecco, la prima cellula è stata quella di un'alga, quindi da un vegetale siamo partiti, da un'alga, nella profondità del mare. E poi improvvisamente sono arrivati gli animali marini, i pesci e poi qualche pesce che è diventato curioso, è diventato un anfibio un po' dentro e un po' fuori dall'acqua e poi qualcuno ha deciso di incominciare a camminare sulla terraferma e quindi ecco arrivare i rettili, ecco arrivare i dinosauri, ecco arrivare le scimmie, ecco arrivare noi. Sembra sia andata esattamente così. Quindi siamo partiti dalla profondità del mare. Questo breve eh, excursus che ho fatto sulla nostra evoluzione c'è un passaggio che è fondamentale. Eravamo animali marini, siamo diventati animali terrestri. Come è stato possibile questo? Questo salto è stato un salto acrobatico, un salto assoluto. Bene, per far questo è dovuta cambiare una certa cosa, ovvero... Nel momento stesso che gli anfibi hanno deciso di diventare rettili, cioè hanno deciso di diventare animali terrestri, evidentemente sembra che abbiano fatto una cosa. Hanno rubato dal mare in cui si trovavano 50 litri di acqua circa, io lo immagino come un secchiello di un bambino che ruba un po' di acqua dal mare. Ecco, prima di uscire dal mare abbiamo rubato 50 litri di acqua. Acqua salata, molto importante questo, acqua salata. E poi ci hanno avvisato, attenzione, ora andrete a camminare sulla terraferma, non perdete mai quell'acqua, perché se perderete quell'acqua avrete perso voi stessi. E allora improvvisamente abbiamo dovuto coprire quel secchiello in una qualche maniera, abbiamo dovuto metterci un coperchio per proteggere quell'acqua a futura memoria. Bene, quella. L'epidermide. In realtà l'acqua che abbiamo rubato è il derma, è il piano sottostante. Il coperchio che abbiamo messo a protezione del derma è l'epidermide, epidermide derma. E quindi siamo usciti chiaramente dal mare con il nostro secchiello. È inutile che io dica, penso che lo sappiano tutti, che su 70 kg di peso, se andiamo su una bilancia e ci mettiamo sulla bilancia e la bilancia segna 70 kg, ebbene, 52-53 di questi chili sono acqua. Acqua. Anche se sembra incredibile, ma è esattamente così. 52-53 kg dei nostri 70 kg di peso. Sono acqua ed è l'acqua che abbiamo rubato quando siamo usciti dal mare. Vorrei ricordare che, per esempio, nell'utero di, eh, di una donna in gravidanza succede esattamente la stessa cosa: eh? il nascituro in mezzo all'acqua eh? e, poi, e poi esce, e poi esce e va nel mondo, e va nel mondo. Accade lo stesso identico meccanismo in nove mesi. Prima, eh, ovviamente, era accaduto in alcuni miliardi di anni. Quindi, guardando l'immagine che ho alle mie spalle, le, la cute la possiamo immaginare così. Guardate, l'epidermide è un muro di mattoni, un muro di mattoni. Immaginate un muro di mattoni, è un'immagine surrealista alla Breton, alla Dalì, alla Magritte. È un muro di mattoni, un muro di mattoni. Prendete quel muro di mattoni a pietra vista e appoggiatelo sul mare. Ecco, quella è la pelle, quella è la pelle. Un muro di mattoni sul mare sull'oceano questa immagine ho voluto disegnare e mettere alle spalle mie mh, per chiarire tutta la faccenda adesso vi parlerò del muro di mattoni vi parlerò del muro di mattoni il muro di mattoni è la parte superiore voi lo vedete è l'epidermide è l'epidermide eccola qua l'epidermide l'epidermide è l'epidermide bene L'epidermide è il piano superiore, epidermide, sopra il derma. Vi devo subito far vedere una cosa. Se questa fosse la cute, se questo foglio fosse la cute, intendo dire se fosse epidermide più derma, bene, il rapporto sarebbe questo. La in verde vedete una struttura che unisce epidermide e derma, si chiama membrana basale, eh, dermo-epidermica, non è questo l'importante, c'è una struttura, una specie di linea che eh, unisce epidermide e derma. Bene, la proporzione è esattamente questa, se la lavagna è la cute, l'epidermide è un tratto eh, due decimi circa. Mentre tutto il resto è derma. Cioè tradotto il derma, eh, la parte sottostante, eh, ha un volume, una dimensione nettamente maggiore rispetto al muro di mattoni. Volendo ripetere il disegno anche qui, ecco questa è la proporzione esatta. Io potrei disegnare adesso i miei mattoni in questa maniera. Eccoli qua, questi sono i miei mattoni, questa è la mia epidermide, questa è la mia epidermide. Quindi il riassunto di questo primo giro di lavagna è Il muro di mattoni. Il muro di mattoni. Per qualcuno che ama la musica immortale, Pink Floyd, The Wall, chiaramente, per ricordare il tutto. Bene, il muro di mattoni. Adesso però devo fare un'operazione, diciamo scorretta, siccome ho bisogno di spazio, volto i fogli e userò eh, il foglio come se fosse tutta epidermide. Eh, dopo avervi detto che in realtà la proporzione è quella che voi vedete: l'epidermide è il coperchio, la sopra è tutta la pentola va a coprire. Adesso giriamo i fogli naturalmente e andiamo a vedere che cosa accade più nel dettaglio. Vi ho detto che faccio una cosa abbastanza scorretta, diciamo, perché vado a mettere la membrana basale sul fondo. Ma si intende che questa è tutta epidermide. Ho bisogno di spazio per disegnare, quindi metto la membrana basale sul fondo dei nostri fogli. In quanto, ripeto, in questa puntata parlerò della epidermide. Quindi parlerò del muro di mattoni, del coperchio. Quel coperchio che abbiamo inserito nel momento stesso del nostro viaggio sulla Terra, sulla terraferma. Bene, allora vi voglio far vedere una cosa. Con un colore rigorosamente marrone, deve ricordare i mattoni, i mattoni a pietra vista. Vi dico subito che i mattoni a pietra vista hanno tra un mattone e l'altro la malta, la malta, che è quel giallo che vedete, e adesso ci arriveremo. Allora, disegniamo con un pennarello marrone, eh, proprio per ricordare i mattoni, i vari livelli dell'epidermide: i vari livelli. Il livello basale, cioè quello più basso, quello che si appoggia sulla membrana, eh, il livello più basso, eh, si chiama eh, eh, strato basale ed è fatto da cellule regolari in questa maniera. Una, una sola fila di cellule, una fila, una palizzata di cellule, ecco le quali potete vedere, una fila di cellule molto ordinate, eh, cilindriche, eh, tutte composte con un bel nucleo, eh, una sola fila di cellule. Queste cellule vanno a dividersi naturalmente, si dividono per fare cosa? Per fare delle cellule figlie, le quali cellule figlie progrediscono verso l'alto per formare il secondo livello, si chiama secondo strato, dell'epidermide, che cambia nome e che io vi disegno esattamente ad un livello più alto. Eccolo qui. Questo è lo strato spinoso. In realtà potete notare che ho disegnato più di una fila, proprio perché lo strato spinoso è formato da più file, da più file di cellule. Si chiama spinoso perché ha delle angolature, ha degli angoli, ha degli angoli, dei punti eh, angolari che ricordano le spine di una rosa. Questo è lo strato spinoso, cioè il secondo strato. Naturalmente potete notare immediatamente una cosa, che le cellule cambiano salendo, cambiano aspetto, diventano poligonali, cambiano forma, cambiano forma, cambiano forma, e si allargano un attimino, si restringono si, eh, un attimino, insomma si dilatano come? E soprattutto abbiamo più file di cellule. Questo, lo ripeto, è lo strato spinoso. Saliamo verso l'alto, di nuovo eccolo qui, guardate, andiamo ed abbiamo lo strato granuloso. Eccolo qui, anche questo strato che io disegno qui in alto, lo strato granuloso, si chiama granuloso perché nel citoplasma appaiono molti granuli, molti puntini, come io sto disegnando in questo momento. Lo stato granuloso lo potete notare, lo stato granuloso in realtà si appiattisce in senso prossimo distale, si appiattisce ulteriormente, si appiattisce e si allunga, cioè le cellule si appiattiscono, si allungano, cambiano decisamente forma. Cambiano decisamente forma. Qui poi torneremo perché su questo punto accade una delle meraviglie dell'epidermide. Andiamo in su e andiamo a disegnare l'ultimo strato che è quello corneo che io disegno in questa maniera qui. Sono delle lamelle corne, delle lamelle corne eh, senza nucleo, pronte a cadere e a lasciare lo spazio per le cellule che verranno. Riassumendo, riassumendo. Siamo partiti da uno strato basale, che è quello appoggiato sulla membrana basale, è quello più vitale, quello che si moltiplica, è quello, è quello più, eh, diciamo, mm, vitale nel vero senso della parola. Lo spinoso, il granuloso ed il corneo. Allora, i primi tre livelli, basale, spinoso, granuloso sono cellule che hanno un nucleo. L'ultimo livello, lo strato corneo, sono cellule che non hanno nucleo, non hanno nucleo. E questo è uno dei grandi misteri chiaramente risolto negli ultimi decenni della dermatologia. Perché qui si gioca la parte fondamentale dell'epidermide. Che cosa avviene? Adesso vorrei farvi vedere in realtà un disegno riassuntivo che comprende tutti i livelli che ho fatto. Disegniamo di nuovo la membrana basale sul fondo, proviamo a farla qui, proviamo a farla qui, proviamo a farla qui. Disegniamo le cellule basali... eccole qui le cellule basali... eccole qui le cellule basali... eccole cellule basali... eccole cellule spinose... cellule spinose... le cellule spinose... le cellule, spinose, le cellule granulose le cellule granulose e le cellule corne. Ecco, questo è un disegno riassuntivo, questo è un disegno riassuntivo dell'epidermide. Potete notare un particolare, credo. Che eh, sto usando lo stesso penarello sempre e comunque, perché questi vari livelli sono tutti figli del livello precedente. Il corneo è figlio del granuloso, il granuloso è figlio dello spinoso, lo spinoso è figlio del basale. Quindi sono cellule che vengono chiamate cheratinociti, sono quelle cellule che servono al processo di cheratinizzazione, cioè formare cheratina, ovvero formare lo strato corneo della nostra. Epidermide. Ovviamente all'interno di tutte queste cellule avvengono processi molto complicati, molto complicati, che non staremo certamente qui a fare, perché qui desideriamo raccontare un particolare appunto soltanto. Provo a ripetere il disegno. In realtà, proprio anche per comodità di tutti coloro che stanno seguendo, ecco lo strato spinoso, ecco lo strato spinoso, ecco il granuloso che si apertisce ulteriormente, eccolo qui, ecco il corneo, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui, c'è una cosa da dire e da ripetere: lo strato basale, lo strato spinoso e lo strato granuloso hanno un nucleo. Lo strato corneo non ha nucleo. La domanda è semplice: dove è andato a finire il nucleo? Questa è la domanda fondamentale. Se è vero, come diceva Lavoisier nella metà del 1700, che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, il nucleo da qualche parte deve essere andato. Quindi lo troviamo in sembianze diverse. Lo troviamo sotto forma della sostanza cementante, ovvero Qui avevo disegnato il granuloso prima, vi avevo disegnato il granuloso, eccolo qua. Il granuloso è lo strato che sta per diventare corneo. Si accorge che sta per arrivare una grande trasformazione, il granuloso fa una spettacolare acrobazia. Prima di estinguersi nel corneo, regala alla cute... Un qualcosa a futura memoria. Tradotto il granuloso prende il nucleo e alcuni organuli intracitoplasmatici: i mitocondri, i golgi, gli isosomi, i ribosomi: cioè prende le fabbriche che sono all'interno del citoplasma, le prende, le frulla, le frulla. E poi le butta fuori in un gesto d'amore. Cioè, praticamente il granuloso, mentre si sta per trasformare in corneo, mentre si sta per trasformare in corneo, cosa fa? Frulla alcune organizzazioni interne intracitoplasmatiche. E poi le scaraventa fuori, ovvero va a formare la membrana, il, lo spazio interstiziale, la sostanza cementante, il cemento. Si chiama la malta, la malta che ci capiamo prima parlando di muro di mattoni. Guardate, eccola qua, va a formare la malta. La malta. Se io torno nel disegno precedente, guardate questo disegno, bene, questi sono soltanto dei mattoni, ma penso che tutti possano notare che tra un mattone e l'altro c'è un notevole spazio qui, un grandissimo spazio. Non è vuoto, ovviamente. Questo spazio è occupato dalla Malta. Il muro di mattoni, l'abbiamo detto, è fatto da mattoni e Malta. Bene, questa Malta esce dalla, dallo scoppio. Come dei petardi nell'ultima notte d'estate al mare, eh? l'ultima notte si saluta l'estate eh? con i petardi, eh? poi arriva l'inverno. Bene, la stessa identica cosa qui. Il granuloso è uno scoppio di petardi per annunciare l'inverno, per annunciare il corno, chiaramente. Ecco qui, ed ecco che noi possiamo fare in giallo, possiamo fare in giallo negli spazi tra una cellula e l'altra, possiamo disegnare queste lamelle, perché i grasso, sono delle lamelle di grasso, sono, eh, la malta è fatta a lamelle, è fatta a lamelle, è, fatta a è come un sandwich, viene chiamato sandwich, eh, con tanti lipidi, colesterolo, acidi grassi, squalene, eh, ceramidi, ci sono vari ceramidi, vari grassi, eh? Sarebbe come dire prosciutto, formaggio, salame, pancetta, tutto messo in successione in un grande panino. È un sandwich praticamente, se volete eh, e vi piace l'idea. Ecco qua, ecco qua, ecco qua. E quindi abbiamo il muro di mattoni sull'oceano. Il muro di mattoni con la Malta. Tutta questa cosa per dire cosa? Per dire che per avere un buon muro di mattoni the wall, un buon muro di mattoni, noi dobbiamo avere delle buone cellule basali che si moltiplicano e diventano delle buone cellule spinose che poi a loro volta si moltiplicano e diventano delle belle cellule granulose. Le cellule granulose, se sono in condizioni ottimali, produrranno una buona sostanza cementante, la malta, che terrà unita tutto i mattoni dell'epidermide. Quindi voi avrete capito di quanto è importante il turnover dell'epidermide basale, spinoso, granuloso e corneo. Perché se fosse un turnover rallentato o malato, noi avremo una cattiva produzione di cellule basali spinose, poi una cattiva produzione di cellule granulose, ma a loro volta un piccolo fuoco. Estivo, petardi che non si vedono e quindi una sostanza cementante che non va a conglobare tutti i mattoni e questo è quello che succede con l'età, chiaramente. Vorrei far notare a tutti: non so se sia facile da, 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 captare, da captare. Questa successione è la metafora della nostra vita. Nasciamo, siamo giovani, ci moltiplichiamo, cambiamo forma. Incominciamo a piegarci leggermente prima di andarcene, cerchiamo di fare un regalo a chi verrà dopo di noi. Possiamo regalare una casa, dei soldi, ma anche una poesia, una canzone o quant'altro. E quindi, e quindi, e quindi in realtà è una grande metafora della nostra esistenza. Della nostra esistenza. Cioè, la nostra vita si sviluppa esattamente come l'epidermide. E poi ce ne andiamo come va il corneo per lasciare chiaramente spazio agli altri che verranno a sostituirci. È un'immagine poetica ma assolutamente vicino alla verità. Vorrei farvi vedere, e questo è il muro di mattoni, ecco mi ero mh, così prefissato di raccontarvi del muro di mattoni. Eh, ho portato anche un piccolo gioco che eh, in realtà eh, utilizzo anche in università. Esattamente la stessa cosa, gli stessi penarelli, eh, lo stesso gioco dell'ego per far vedere questa cosa, guardate. Abbiamo uh, del lego, abbiamo delle piccole mattoncini piccoli. Questo è lo strato basale, è lo strato che c'è in fondo. Poi abbiamo mattoncini più diversi ed è lo strato spinoso, man mano che saliamo, poi abbiamo lo strato granuloso, altri mattoncini tutti rigorosamente di un colore e poi abbiamo un mattoncino più allargato ancora che è il corneo. Se io li metto insieme, guardate, se io li metto insieme, vado a costruire un muro di mattoni. Eccolo qui, permettetemi di farlo un attimo, spero di non coprire l'immagine. Ecco qui, ecco qui, ecco qui il muro di mattoni. Potrete notare, immagine, mi metto a favore di telecamera, potrete notare che non ho stretto i. I mattoncini uno sull'altro ho lasciato uno spazio tra uno e l'altro lo si può notare credo abbastanza bene questo spazio è riempito dalla sostanza cementante ovvero eh, dalla malta dalla malta che ho disegnato alla lavagna ecco qui ecco qui sono i vari mattoni i vari mattoni la sostanza cementante in mezzo questo lo andiamo ad appoggiare su una grande pentola che contiene acqua, di cui parleremo nella volta, nel prossimo incontro, questa grande pentola che contiene acqua. E questa è la protezione che da qualche miliardo di anni eh, ci protegge ed è quella che ci ha permesso di uscire dall'ambiente marino. Credo che questa sia una cosa straordinaria. Vorrebbe dire che per uscire dall'ambiente marino... La cosa che si è dovuta trasformare è stato il tegumento superficiale, ovvero la cute, ovvero la materia che tanto ci, è, ci sta a cuore, è una materia fondamentale, non serve soltanto per giudicare le rughe, le macchie, eh, eh, no, serve, ci è servita per, per diventare quello che noi siamo. Oggi noi siamo qui grazie a questo muro di mattoni che è andato a protezione di questa grande pentola di cui parleremo, che è appunto l'acqua del mare che abbiamo rubato quel famoso giorno. Adesso vi voglio far vedere una cosa prima di concludere ancora. Torno indietro sui disegni, torno allo strato basale, torno allo strato spinoso e vi faccio vedere una cosa molto particolare. Finora ho disegnato con lo stesso colore. In realtà ho dovuto cambiare colore perché il marrone si era improvvisamente esaurito, ma siamo andati avanti con l'altro colore. In realtà ehm, vi voglio far vedere una cosa: tutte queste cellule hanno lo stesso colore perché sono tutte cellule cheratiniche che formano cheratina, si chiamano cellule epidermiche, però nella epidermide esistono anche cellule che hanno forma e colore diverso. Vi faccio vedere. Nella cellula, nello strato basale, ogni X, cellule, ogni X cellule abbiamo una cellula particolare, una cellula particolare, una cellula con una stranissima forma, sembra un mostro, si chiama melanocita. È la cellula che ci permette di abbronzarci quando andiamo al sole. Lo potete notare? Ogni tot cellule basali c'è un melanocita, c'è una strana cellula. Una cellula diversa da quelle che abbiamo disegnate prima in marrone. È una cellula nera, sì, certo, perché produce poi il colorito nero della pelle. Questa è una cellula di origine nervosa, è importantissimo, è importantissimo. È una cellula di origine nervosa, cioè quando nell'utero di nostra madre, verso la sesta settimana di vita intrauterina, si sta formando il cervello, ecco che dal cervello partono alcune cellule anarchiche che decidono di non far più parte del cervello, ma decidono di far parte di un cervello periferico, cioè un cervello che si va a trovare, guarda caso, nello strato basale dell'epidermide a livello di bulbo del pelo e a livello dell'occhio. In realtà queste cellule melanociti sono cellule di origine nervosa e questo spiega il legame che c'è tra epidermide e sistema nervoso. Proprio perché sono cellule andate in periferia, sono il cervello in periferia. Le abbiamo disegnate così, nere, completamente diverse, facile da vedere. Ripeto, è una struttura nervosa. Quindi, cosa significa? Che all'interno dell'epidermide, oltre alle cellule epidermiche, il muro di mattoni, quelle disegnate in marrone, c'è un altro tipo di cellula. Altro colore, altra forma. Cellula nervosa. Però, attenzione, perché c'è un'altra cellula ancora. A livello di strato spinoso c'è una strana cellula, stranissima, porta il nome di un, di un ragazzo, si chiamava Langerhans, cecoslovacco un ragazzo che si stava laureando in medicina e scopre guardando nel microscopio una roba che lui non riesce a capire cosa sia, poi verrà interpretata soltanto negli anni successivi, quando lui non ci sarà più. Però a lui, a questo ragazzo, il grande merito che scopre le cellule di Langerans, che sono tra le cellule spinose, cioè qui in mezzo, fate conto, così guardate, c'è una cellula strana, sembra un fantasma, c'è una cellula strana una cellula di Langerhans, l'ho disegnata con un altro colore. Questa cellula è di origine immunitaria, cioè viene dal midollo, cioè viene dal sangue. Allora, riassumiamo. Nella epidermide, il coperchio che ci ha permesso di uscire miliardi di anni fa dall'acqua per diventare animali terrestri, in quel coperchio ci sono tantissime cellule epidermiche. Il turnover dell'epidermide, il rinnovamento epidermico. E mentre si rinnova si forma la malta. Però all'interno dell'epidermide abbiamo anche un'altra famiglia. Una famiglia di cellule nervose, si chiamano melanociti, hanno la strana forma, sono nere e si trovano a livello dello strato basale. A livello dello strato spinoso c'è una terza famiglia ed è la cellula dell'Hangarans, una cellula immunitaria, oggi noi sappiamo è deputata appunto alla difesa. Una specie di sentinella che eh, controlla chi vuole entrare attraverso l'epidermide, anche chi vuole uscire, ma fondamentalmente chi vuole entrare attraverso l'epidermide. È una sentinella. Quindi, questa cellula l'ho disegnata in arancione eh, per distinguerla appunto dalle cellule in mattoni marrone. Bene, quindi abbiamo tre famiglie: le cellule epidermiche, i melanociti e le cellule di Langerhans. Questa cosa che vi ho fatto vedere in realtà è stata diciamo interpretata nella giusta dimensione negli anni 80 grazie ad uno straordinario premio Nobel della medicina Niels Jerne un danese che si è messo a vivere a Londra uno strano personaggio perché faceva l'artista era un direttore d'orchestra faceva il musicista e faceva il medico a tempo perso talmente a tempo perso che ha vinto il premio Nobel per la medicina il quale ci ha raccontato sta roba che ha cambiato la faccia della medicina moderna perché Molto semplice, perché oggi la branca, la nuova branca, quella branca eh, che sta rivoluzionando il sapere, non solo medico, e che porta un nome strano, psico-neuroendocrino-immunologia, l'apnei, di cui parleremo tante altre volte, in realtà l'apnei, psico, psico, la psiche, psico. Neuro, neuro, sistema nervoso, endocrino, sistema endocrino, immunitario, immunitario. Bene, lasciamo perdere la P di psiche per un attimo e prendiamo neuro, nervoso, sistema nervoso, sistema endocrino e sistema immunitario. Bene, guardiamo l'epidermide e se siamo stati abbastanza bravi, vediamo che cosa succede. Il sistema nervoso, N, neuro, la cellula nervosa, il melanocita endocrino. Endocrino sono le cellule epidermiche che arrivate nel granuloso buttano fuori come fossero sostanze ormonali, anche se non sono sostanze ormonali, ma sono sostanze segnaletiche la malta, la malta butta fuori la malta al granuloso. Quindi è un sistema endocrino eh, eh, il sistema formato dalle cellule epidermiche e poi le cellule di Langerhans che sono il sistema immunitario, tradotto l'epidermide ha sia la N che la E che la I, nervoso, endocrino, immunitario. Questi tre sistemi si collegano tra di loro e col, si collegano a loro volta con la P della psiche, l'apnei. Quindi l'apnei in realtà eh, trova nella pelle eh, la struttura superficiale eh, di controllo, di controllo di ciò che accade dentro di noi e di controllo di ciò che accade fuori di noi naturalmente. Mi rendo conto di averla spiegata in pochissimi istanti, spiegata in maniera abbastanza... Ecco, in un grande trailer, in realtà, questa è la funzione di questo nostro incontro, logicamente. Però per dirvi che la psico-neuro-endocrino-immunologia è questa scienza che credo tutti ormai conoscano, facciamo un esempio forse più alla mano. L'intestino. L'intestino sanno tutti che è il secondo cervello. Perché secondo cervello? Perché ha tantissime cellule nervose. Però nell'intestino ci sono tantissime cellule immunitarie, Tanto è vero che andiamo a mangiare lo yogurt per cercare di conservare la microflora batterica, il sistema immunitario. Cioè, l'intestino, in realtà, che è un organo che avrebbe detto Nietzsche, è un organo che ci rende così lontani da Dio, in realtà, bene, in realtà l'intestino è un organo nervoso, endocrino ed immunitario. Cioè, eh, sono organi formati da più rappresentanti, da tessuti diversi, da rappresentanti diversi. Cioè, gli organi non sono, anche il cuore è formato di N, di E e di I. E, e, e quindi questa è stata la grande rivoluzione degli anni Ottanta. La pelle in particolare, che è un po' il nostro organo di confine, è l'organo che serve a metterci in relazione con il fuori ma anche con il dentro e quindi il dentro con il fuori, voglio dire, bene, la pelle è sicuramente, non voglio dire il principale organo, ma forse lo si potrebbe anche dire, l'organo principale della psiconeuroendocrino-immunologia e ho cercato di raccontarvi il perché, perché all'interno dell'epidermide, cioè del coperchio che ci ha permesso di arrivare qui, c'è sia la N, il nervoso, melanocita, c'è sia la E, l'endocrino, che sono le cellule epidermiche che nella loro massima estasi buttano fuori la sostanza cementante, quindi come fosse un sistema, voglio dire, endocrino e la I di immunitario che è la cellula di Langerhans. Da qui parte il grande paradigma della scienza della vita, che si chiama appunto psiconeuroendocrino, immunologia. La scienza della vita, che è come parlare di stile di vita, è come parlare di epigenetica, è come parlare, credo, in definitiva, dell'argomento che ci ha portati qui. È l'argomento che va sotto un titolo che davvero credo sia molto interessante ed è quello della cosmetica umanistica.